faccio anche perché inizia una stagione nuova, con qualche novità che vi vogliamo subito dire e che soprattutto spero sia un'annata ricca di soddisfazioni così come le state nelle precedenti stagioni, anzi speriamo ancora di più che qualcosa di meglio venga fuori. E la facciamo soprattutto nel segno della continuità, ci tenevamo subito a dire, perché non è cambiata la struttura societaria, non è cambiato fondamentalmente l'apparato tecnico in generale, però per quanto vi riguarda qualcosa è cambiato e ne avete avuto direttamente l'opportunità di verificarla oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, a differenza di tutti gli anni, vi siete ritrovati in un posto diverso, vi siete ritrovati anche numericamente un po' ridotti, e questo non ci fa piacere, ma sappiamo anche il perché per alcuni di voi, e vi siete ritrovati onestamente con qualcuno che non vi aspettavate probabilmente, e soprattutto è venuto a mancare, ma non con le corna, in maniera definitiva, il mister Vincenzo Bonno, al quale vorrei fare un applauso per tutto quello che ha fatto per voi in questi anni. Allora, Vincenzo non sarà più direttamente il vostro riferimento tecnico perché è passato a mansioni, tra virgolette, societarie diverse da quelle che ha fatto sempre, quindi sarà un appoggio per la società per qualche verso e sarà anche un tecnico nell'ambito della scuola di calcio. Chi invece sarà con voi quest'anno, l'avete conosciuto quest'anno, è un giovane di belle speranze che qualcuno forse avrà visto per la prima volta, ma io magari che conosco un po' più i personaggi di voi, vi voglio precisare che è uno che si è fatto qualche campionato di Serie A, non di poco conto, e che adesso vuole mettere, credo, la sua esperienza a vostro servizio. Io spero che accettiate di buon grado questo impegno che noi siamo presi nel volervi far fare esperienza e soprattutto nell'idea che questo gruppo accolga questa esperienza nel migliore dei modi, cioè da uno che ha avuto questa possibilità di calcare i campi di Serie A, che spero voi riuscirete a recepire. Per quanto riguarda l'altra parte tecnica, quest'anno avrete anche l'opportunità di avere con voi Nikita, che comunque anche lui fa la sua prima esperienza, ma il tutto sarà chiaramente concertato di comune accordo con Stefano, che rimane il supporto tecnico dell'intera struttura della società, e con Stefano chiaramente trovate Marco, che continua ad essere riferimento di questa società nell'ambito del settore giovanile, io che darò una mano nella parte organizzativa e un po' tutti quei genitori che ci vorranno anche loro dare una mano quest'anno nel gestire un campionato che sarà lungo. A proposito di questo, voglio sgombrare anche alcuni dubbi che qualcuno ha tirato fuori in questi ultimi giorni. Noi attualmente, ad oggi, purtroppo siamo nel campionato giovanissimi provinciale, perché ad oggi questo è quello che ci compete. Però ci è stato anche detto amichevolmente che lì dove ci dovesse essere una minima possibilità saranno ben lieti di ripescarci nel fare il campionato regionale. Però questa è una speranza che ad oggi rimane tale. Speriamo che qualcosa succederà, ma ad oggi siamo nel campionato provinciale. Però questo non vuol dire che siamo un campionato provinciale per cambiare l'area. Siamo nel campionato provinciale perché è indubbio, perché le qualità le avete, che noi abbiamo un obiettivo, che è quello di vincere questo campionato. Assolutamente è quello che ci poniamo come primo obiettivo. Quindi sappiate già da oggi che dal momento in cui il mister vi chiederà qualcosa, lo faremo con questa prospettiva, oltre a quella che vi dirà, per l'amore di Dio, di crescere, di migliorarci, però abbiamo questo obiettivo che vi dovete porre come riferimento più importante. Voi avete anche un altro impegno che io da insegnante a cui tengo molto, cioè soprattutto il gruppo 98 che è più numeroso. Qualcuno di voi me lo ritroverò a scuola, tra l'altro, però il 98 sarà quello che farà il primo superiore,
che cambia anche un po' l'abitudine da un punto di vista organizzativo. Io credo che nel calcio oggigiorno chi è capace di sapersi organizzare può fare tutto. L'importante è sapere che gli impegni del calcio sono condivisibili con quello dello studio e non ci teniamo finché portiate avanti nel miglior dei modi tutte e due le cose. Quindi sappiate da oggi che ci terremo a far bella figura sul campo, così come ci terremo a far figurare bene anche i vostri genitori nel mondo della scuola. Va bene? Io credo che i preamboli sono stati più che larghi. Vi do delle indicazioni pratiche. Le indicazioni pratiche sono queste. Voi molto probabilmente vi allenerete sul campo di Castiglione il martedì, il mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 4 del pomeriggio più o meno intorno fino alle 6, per cui anche su questo cominciate a organizzare. In questa prima fase, che è quella chiaramente di preparazione, farete un po' più o meno tutti i giorni, chiaramente avrete notizie da parte del mister a cui farete riferimento nel momento in cui avrete dei problemi, cioè lui vi darà il vostro numero, eccetera, eccetera. Sappiate che in questo periodo ci terremo alla vostra presenza costante, dopodiché nel momento in cui entreremo nella fase normale farete questi 3 giorni. Il campo di riferimento sarà quello di Castiglione, ve l'ho già detto, e le cose che mi preme sottolineare sono le comunicazioni che ci saranno per voi, le comunicazioni, non è che ve le dovete aspettare per forza, ma il mister non me l'ha detto. Andate a verificare quello che è diventato un segno importante che ci contraddistingue, cioè il sito del Castiglione Valfino. ASD Castiglione Valfino, ci saranno notizie che vi riguarderanno, così come riguarderanno un po' tutta la nostra organizzazione. Per cui andate lì se volete avere notizie nello specifico. Un'altra cosa che sottolineo importante sono la visita medica. Voi siete obbligati e noi siamo obbligati ad avere la visita medica specialistica, quella che consiste nella prova da sforzo. Chi sa di avere più o meno già in fase di scadenza quella cosa, si cominci a organizzare o attraverso la ASL di Penne, che già dà dei tempi, o attraverso la soluzione privata, attraverso si chiama Medicina dello Sport, che sta alla via Tiburtina, quindi ognuno si può organizzare nell'uno o nell'altro caso. Se è il primo caso magari mi può contattare, perché posso andare io a Penne e prendere più o meno delle prenotazioni. Chi vuole andare a livello privato vada direttamente per conto. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è questa. Voi avrete bisogno sicuramente, molti di voi, del trasporto. Il trasporto è un onere importante per noi, che chiaramente possiamo esaudire fino a un certo punto, nel senso che non possiamo permetterci di andare a prendere a casa ogni singolo uno di voi. Di dove ci potete venire incontro, e questo mi riferisco in particolare ai genitori, vi chiediamo questa collaborazione. Lì dove vi rendete conto che avrete bisogno di un supporto, che è il nostro, vi verremo ben volentieri incontro. E questo chiaramente lo faremo prima di un mesetto dall'inizio delle attività. Quindi questa cosa finirà più o meno a metà ottobre. E un'altra cosa a cui ci tengo molto a sottolineare, e lo dico anche con molta tranquillità, voi quest'anno sarete, vi chiederemo anche il tesseramento diciamo classico, quello che viene fatto ai ragazzi che compiono 14 anni. Io lo dico perché faccio parte di una struttura federale che tutela in qualche modo sia voi, sia società, sia federazione, ma soprattutto tutela voi genitori, che in questo sistema mettete le mani avanti per problemi di natura assicurativa, cosa che fa molto meno la Sportas, che gestisce i tesseramenti annuali. Se qualcuno di voi ha qualche esigenza particolare, viene da me.